presentati i risultati 2022 e le strategie 2023-2025 dell'azienda ospedaliera universitaria senese. All'evento dal titolo Focus AU Senese, che si è svolto nell'aula magna del centro didattico, hanno partecipato i principali stakeholders dell'ospedale, insieme a volontariato, professionisti e istituzioni, e alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ma il commento è molto positivo, perché ho visto in termini di prestazioni è una struttura ospedaliera universitaria che offre inequivoci risultati positivi in comparazione fra l'anno del nostro bilancio, il 2022, e l'anno precedente, il 2021. Indubbiamente ancora nel 2022 si risente della pandemia, ma contemporaneamente si offrono prestazioni chirurgiche nettamente superiori, si offrono prestazioni specialistiche con un margine di incremento del 20%, si crea un equilibrio nella governance dell'ospedale, che vivrà processi di ristrutturazione importanti che rendono funzionale anche tanta manutenzione ordinaria e tanto potenziamento di infrastrutture tecnologiche e di infrastrutture digitali. Devo dire che noi abbiamo davanti, e qui sono le strategie 2023-2025, un fatto molto importante: aver ottenuto con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la costruzione dell'edificio Volano, che è un edificio che si aggiunge e che consentirà in 6 lotti successivi di vedere i singoli reparti che vivono una situazione di transitorietà, di ammodernamento allo stesso livello dell'ospedale e poi di ritorno. E questo significa che senza toccare la funzionalità dell'ospedale noi avremmo quasi 150 milioni di interventi nell'arco dei prossimi 10 anni su questo ospedale, che lo renderanno sempre più moderno, efficiente e chiaramente in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini senza fermare un attimo quello che è il funzionamento dei servizi. Sia il rendiconto 2022 che le strategie 2023-2025 sono articolati su 10 dimensioni: contrasto alla pandemia, ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori, rinnovamento e potenziamento tecnologico, rafforzamento della governance aziendale, innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti, valorizzazione delle risorse umane, comunicazione con gli stakeholders e accountability, partnership con le altre aziende, miglioramento delle performance aziendali, ricerca e didattica. Ascoltiamo il direttore generale, professor Antonio Barretta. Sono accadute tante cose nel 22 su tanti fronti. Forse la cosa più importante da dire è che, nonostante la pandemia sia stata più impegnativa nel 22 rispetto al 21, i volumi di attività sono ulteriormente cresciuti. Quindi la capacità dell'azienda, per la quale ringrazio i professionisti, di essere resiliente rispetto al Covid, ma al tempo stesso flessibile e dare risposte nonostante la pandemia. Poi ora speriamo che sia archiviata. Ieri, se non sbaglio, abbiamo avuto dopo tanto tempo il primo caso della prima situazione di pazienti zero. Ma ci dobbiamo aspettare che si continui nella strada che abbiamo disegnato già l'anno scorso, quindi che ci sia un'attenzione crescente al ammodernamento dell'ospedale. Inizierete a vedere i cantieri. Ora, mentre vi parlo, i cantieri ci sono già, ma quelli esterni, quelli sui, per esempio, l'Otto Volano, le demolizioni partiranno quest'anno. Stiamo andando avanti con le progettazioni per tutto il resto. Avete visto la variante urbanistica, stiamo continuando a rinnovare anche le attrezzature sanitarie, però non voglio parlare solamente di parte tangibile. Poi c'è una parte invece che è meno tangibile, ma forse è più importante. Stiamo lavorando molto in collaborazione con altre aziende, con l'ASL, ma anche fuori regione. La scorsa settimana abbiamo fatto un accordo con l'azienda ospedaliera universitaria padovana per i trapianti di polmone e di cuore. Quindi quello che mi aspetto è che l'azienda cresca grazie anche a queste collaborazioni che abbiamo con tante aziende, e che le nostre professionalità già elevate crescano ancora di più. Tra i numerosi risultati raggiunti e presentati, particolare rilievo è stato dato al miglioramento delle performance ambulatoriali e chirurgiche in particolare. I volumi di prime visite hanno raggiunto nel 2022 valori elevati, attestandosi su dati di poco inferiori al 2019. Ascoltiamo le parole dell'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini. La sanità toscana è una sanità che vive una sorta di dicotomia, di contraddizione, di situazione bipolare, così forse, diciamo, questi sono un po' i modi in cui la potremmo definire. Perché
da una parte continuano ad arrivare valutazioni, nelle ultime ore quelle della Fondazione Cimbe, ma lo stesso Ministero della Salute con i livelli essenziali di assistenza, la stessa agenzia Agenas, che individuano, diciamo, la regione Toscana ancora tra le regioni con le performance migliori in termini di qualità e quantità dei servizi assicurati ai cittadini. Ripeto, lo dice il Ministero della Salute con ILEA, dove ci colloca al secondo posto, dove l'Emilia Romagna, lo ha detto la Fondazione Cimbe studiando anche report delle Corte dei Conti sul recupero, diciamo, delle prestazioni post pandemiche. Agenas ha testimoniato come sulle visite specialistiche la Toscana sia l'unica regione ad aver fatto un piccolo incremento rispetto al 2019 nel 2022, mentre tutto il resto d'Italia è in regressione. Eppur tuttavia non ci sfuggono, diciamo, le criticità che ci segnalano gli operatori e i disagi che ci segnalano i cittadini in termini di liste di attesa o di attese nei pronti soccorso o in alcuni contesti territoriali anche relativi alla carenza dei medici di famiglia. Quindi, da una parte dobbiamo sicuramente preservare la qualità dei servizi, dall'altra dobbiamo, come abbiamo fatto anche due giorni fa come regioni di fronte al ministro, insomma, alzare anche il livello delle rivendicazioni rispetto al governo per avere un adeguamento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, perché siamo di fronte a un processo, diciamo, di accelerazione di un fenomeno che ha radici lontane nel tempo ma che sta accelerando, diciamo, pesantemente. Dall'altra però, siccome siamo soggetti di governo, dobbiamo anche produrre innovazione organizzativa. Percentuale di visite prenotate su quelle prescritte è passato dal 64,5% del 2021 al 68,7% del 2022. Le prestazioni complessive per le prime visite specialistiche sono state 147.321 nel 2022 rispetto alle 130.409 del 2021, risultando quindi in crescita del 13%. I volumi di interventi chirurgici sono cresciuti ulteriormente nell'anno 2022, confermando il trend aziendale di recupero della casistica chirurgica persa nel 2020 a causa della pandemia. Ascoltiamo il rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra. Abbiamo sicuramente un punto di contatto che riguarda ciò che l'azienda ospedaliera universitaria e l'università fanno in temi che hanno a che fare con la didattica e la ricerca. È uno dei 10 assi strategici dell'azienda ospedaliera, quindi questo c'è molto più, come dire, vicino e congeniale, non che l'attività assistenziale non sia anche di nostro interesse, ma certamente quest'area lo è. Sul piano della ricerca e della didattica abbiamo certamente da implementare alcune strategie. Dobbiamo trovare una migliore capacità di svolgere attività di trial clinici sia nell'azienda ospedaliera sia nell'area vasta, quindi in una prospettiva di programmazione di area vasta, perché questo rafforza la capacità della nostra università e di chi fa ricerca nell'università di fare ricerca di qualità. Aumentare i numeri dei trial clinici significa poter fare ricerche importanti su diversi aspetti, su diversi profili. L'altro tema è quello della ricerca, perché il Ministero sta per aumentare il contingente di studenti che frequentano i percorsi di laurea in area medica, il 30%. Da un lato ci fa piacere perché avremo più medici abilitati nei prossimi anni, sapete il percorso è lungo, dall'altro lato ci crea qualche necessità di organizzarci meglio, perché chi si laurea in medicina deve avere la capacità di formarsi nella rete formativa presso le aziende ospedaliere e presso l'area vasta. Un 30% in più è un impegno importante, dovremo organizzarci, ma certamente chi si laurea deve fare un percorso dentro le strutture di formazione, che sono gli ospedali e le aziende ospedaliere. Sul fronte Covid, l'azienda ospedaliera universitaria senese ha mantenuto un forte impegno nel 2022, i ricoveri per Covid sono passati da 1082 nel 2021 a 1458 nel 2022, mentre le giornate di degenza da 19.436 nel 2021 a 22.441 nel 2022, rappresentando circa il 15% del totale complessivo aziendale del 2022 a fronte del 12% nel 2021. Ascoltiamo il neo assessore alla sanità del Comune di Siena, Giuseppe Giordano. È una priorità, l'ho già annunciata nei giorni scorsi, che è quella di cercare di dare
il ruolo al Comune di essere un po' collettore della discussione delle varie istituzioni che operano in campo sanitario in città, perché ci sono problematiche ricorrenti che vanno affrontate in quanto tali. Mi riferisco prioritariamente alle cosiddette fughe, che sono fughe di paziente ma anche di professionisti, che dobbiamo trattenere il più possibile a Siena, soprattutto quando sono di valore, il problema dei LEA, il problema delle liste d'attesa, e quindi credo che su queste tematiche, nel rispetto delle competenze di ciascuna istituzione sanitaria, il Comune debba svolgere un ruolo di raccordo, anche fare da pungolo quando serve. Ovviamente la sanità non si limita a queste istituzioni principali, c'è tutto un mondo che gira intorno, dal terzo settore al volontariato, agli ordini professionali, e io ho già iniziato una serie di confronti, al termine dei quali poi con una panoramica più precisa dello stato dell'arte aprirò il confronto con le principali istituzioni. Credo sia essenziale questo dialogo e questo confronto per dare una prospettiva futura alla sanità della città, quindi non ragionare soltanto sull'emergenza, sui problemi contingenti, ma avere anche una prospettiva ampia. E il nostro, quello in cui ci troviamo, è un policlinico di alta specializzazione e il livello va mantenuto alto. Tra i risultati presentati lo stato di attuazione del masterplan, il rinnovamento tecnologico e gli investimenti fatti e programmati, le azioni intraprese per potenziare l'efficientamento energetico anche grazie alla partnership pubblico-privato sottoscritta con Mieci, la prima del genere in Italia. Ascoltiamo il direttore generale dell'azienda USL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso. L'amministrazione comunale ha dichiarato una manifestazione di apertura nei confronti delle strutture sanitarie del territorio, un invito assolutamente accolto e gradito, che ci permette, fatto questo, che ci permette di proseguire nell'opera di miglioramento dei servizi sanitari. Abbiamo un'importante scommessa che è la nuova sede di Viale Sardegna, abbiamo i posti letto di cure intermedie all'ex ospedale psichiatrico, i posti letto di hospice. La città di Siena soffre di una situazione non particolarmente felice sulle cure palliative, quindi sono tutti temi su cui l'affiancamento tra ASL, azienda ospedaliera, e amministrazione comunale, oltre che regione, è assolutamente un driver importante. Inoltre sono intervenuti Andrea Ulmi, della terza commissione della Regione Toscana, Federico Gelli, direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, e Daphne Rossi, coordinatrice del